La JS fa il proprio dovere e, come avevamo previsto sin da tanto tempo, vince il campionato di eccellenza e approda nella Serie D del prossimo anno. 3-1 il risultato finale contro il Bocale, un Bocale che aveva necessità di poter ottenere un risultato positivo perché lotta nella zona bassa della classifica, ma la Gioiese nello spazio di 27 minuti chiude la pratica portandosi sul 3-0 e quindi cominciando proprio i festeggiamenti di cui abbiamo detto spesso in queste nostre commenti del lunedì. In seconda posizione perde la Promosport, perde però diciamo che probabilmente non fa danno perché viene raggiunta dallo Scalea a 54 punti, ma mantiene il vantaggio dello scontro diretto almeno per quanto riguarda la differenza reti, quindi attualmente avremmo Promosport seconda, Scalea terza e ci mancano ancora due giornate alla fine, quindi questo qui da verificare quale sarà la squadra che dovrà affrontare la quinta e quale quella alla quarta. Dovrebbero essere, come dicevamo, avvantaggiati in questo caso la Promosport, anche perché nelle ultime due giornate non ci sono partite scontri diretti e quindi bisognerà vedere se queste due squadre riusciranno ancora a mantenere le posizioni, perché poi il Brancaleone che è quarto e la Reggio Mediterranea che è quinto dovrebbero essere le avversarie, però qui bisogna stare attenti perché la Reggio Mediterranea con 7 punti di distacco dalla Promosport e dallo Scalea deve verificare che non ci siano i 10 punti di svantaggio. Poi difficile sarà il poter inserimento dell'Isola Caprizzuto perché è in vantaggio di 4-5 punti rispetto a queste due squadre, ma è anche in svantaggio per quanto riguarda gli scontri diretti. In coda alla classifica perdono tutte le squadre coinvolte, cominciando dall'Acri, il Bocale, il Gallico, il Gioioso Ionica, il Cersale e il Rende. Ne approfittano soltanto Paolana e Soriano, che vincono in trasferta le rispettive gare, il Soriano addirittura andando a vincere nello scontro diretto proprio contro il Gallico Catona, e quindi la squadra di Umberto Scorrano si porta in una situazione di classifica abbastanza tranquilla, 36 punti con 13 punti di vantaggio sulla penultima, e quindi potrebbero guardare sia il Soriano che la Paolana, potrebbero guardare con molta serenità a queste due ultime giornate di campionato. E qui la lotta si fa tra le posizioni, tra Cersale a 32, Gioioso a 31, mentre le altre due, Gallico e Bocale a 25, a 23, rischiano di restare, doversi giocare il play-out, anzi sperare di giocarsi il play-out per la situazione del Bocale per evitare la retrocessione nella promozione calabrese.